Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video e come vi avevo promesso questo sarà il video sui prodotti finiti con il solito assistente. Visto che vi è piaciuto tanto il video con il mio assistente, lo riproponiamo anche oggi. E niente, parto subito col farvi vedere i prodotti finiti e vi dico cosa ne pensiamo, perché sono prodotti anche del bimbo. Vero amore? Amore? Allora, il primo prodotto appunto che vi facciamo vedere è questo shampoo corpo e capelli della Fitto di Alessandro, appunto, che è agli estratti di albicocca, fiordaliso e olio di mandorla dolce. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, se non erro costa attorno ai 13,50 euro, l'ho acquistato appunto in farmacia ed è durato veramente tantissimo. È buonissimo, la profumazione è fantastica. Io lo utilizzavo più che altro per lavarlo dopo il cambio del pannolino, perché appunto per il corpo e i capelli utilizzavo un altro prodotto di cui vi ho già parlato, che è appunto lo shampoo, il baby bagno shampoo della Naturea ai fiori di cotone, e questo quindi lo utilizzavo per il cambio. Adesso questo sicuramente lo andremo a riacquistare perché ci è piaciuto tantissimo. Il secondo prodotto che vi faccio vedere è questa maschera della Fitto per capelli, che è finita. Quello che vedete qui dentro è la pasta Hoffman che gli ho fatto io ad Ale con prodotti naturali, però appunto la maschera per capelli l'ho finita, ed è appunto la maschera della Fitto, però non mi ricordo il nome, quella super idratante, nutriente, mi sembra fosse alla cheratina, non vorrei dire fesserie. Comunque l'ho acquistata in farmacia, l'ho pagata un botto ed è la peggior maschera in assoluto che io abbia mai acquistato. Ci ho messo una vita a finirla proprio perché non mi piaceva. Dovrebbe essere super nutriente, l'ho lasciata anche come impacco. Niente ragazze, il peggior acquisto fatto in vita mia è questa maschera. L'unica cosa di positiva è la scatolina, che è carina. Per il resto cioè un prodotto bocciatissimo, non mi seccava i capelli, non, cioè proprio era peggio il risultato che ottenevo mettendola che non facendo a meno di metterla, insomma. Quindi io questa veramente bocciatissima, non mi piace assolutamente. Un altro prodotto di Fitto che mi ha delusissimo è questo shampoo per capelli grassi, si chiama Fitto Panama, la confezione è questa qui di alluminio, ed è anche questo l'unica cosa positiva, la confezioncina bellina, anzi neanche, perché vi spiego, vedete, ha questo forellino qua, però lo shampoo era di consistenza simile all'acqua, quindi quando voi tentavate di metterne un pochino nella mano andava giù mezzo barattolo. Pagato anche questo tantissimo, mi seccava i capelli una cosa assurda, ma una cosa assurda, una cosa assurda. È uno shampoo per capelli grassi e forse è questo che io ho sbagliato, perché io ho i capelli secchissimi ma la cute è grassa. Quindi magari per chi ha anche i capelli grassi è un buon prodotto. Ah, lei guarda che cadi. Quindi questo è un altro prodotto bocciatissimo che ho fatto fatica a finire, appunto perché cioè erano stopposi i capelli dopo aver utilizzato questo. Un altro prodotto per Alessandro che ho finito e mi è piaciuto un sacco, ve ne ho parlato in più di qualche video, è questa crema, baby crema lenitiva fiori di cotone della Naturè, che ha una profumazione pazzesca, mi è durata tantissimo perché adesso Alessandro ha 11 mesi, io l'ho acquistata appena nato e mi è durata 11 mesi e lo utilizzo ogni volta che gli faccio il bagnetto, proprio perché ne basta pochissima. È, come c'è scritto qui, una dolce coccola per la pelle, è un prodotto meraviglioso, la profumazione persiste e non spendo parole ulteriori parole, perché appunto vi ho già fatto una testa tanta parlandovi di questo prodotto. Infatti, come vedete, ho tagliato anche la confezioncina per recuperare il prodotto che era rimasto all'interno. Questa è tua? Cosa hai fatto? Cosa fai, cavolo mio? Ma sei un ruffiano! Sei un ruffiano. Prodotto super promossissimo, anche questo finitissimo, come potete vedere. Adesso te lo do.
È questa maschera per capelli all'aloe vera di Omnia. È una maschera fantastica. Mi rende i capelli morbidissimi. È una maschera anticrespo ed è biologica. Non ha coloranti sintetici, non contiene siliconi, PEG, oli minerali e parabeni. È una maschera fantastica, costa 3,49 euro e questa sicuramente la riacquisterò. Adesso ne sto utilizzando un'altra di Omnia, quella all'olio d'argan, quindi, che però non mi sta piacendo tantissimo. Questa qua la adoro, quindi quando avrò finito quella di Omnia sicuramente andrò a riacquistare questa maschera. E io tenete presente che utilizzo la maschera tutte le volte che lavo i capelli, perché appunto ho le punte che fanno paura da quanto sono secche, e questa mi rendeva i capelli morbidi, erano facilmente districabili, quindi super super consigliatissima questa maschera per capelli. Il prossimo prodotto che vi faccio vedere è questo shampoo della Sien antiforfora, qui c'è scritto anti dandruff. Per capelli grassi, ed è quello che ha il ciondolino qui giallo, e ho sbagliato ad acquistarlo perché, vi ripeto, io ho i capelli secchi ma è la cute che è grassa. Insieme a questo ne ho acquistati altri due, quello per cute sensibile e quello per cute da normale a grassa, mi sembra sia, che ha il bordino blu, e credo abbiano cambiato la confezione e anche la formulazione di questi, perché questo dovrebbe essere quello antiforfora della linea multivitaminico, che non ho più trovato da Lidl, quindi presumo abbiano cambiato la formulazione e purtroppo ci sono andati a mettere dentro il dimeticonol, che, correggetemi se sbaglio, è una sottospecie di dimeticone, no? Quindi non credo che l'inci sia buono, però io mi sono trovata benissimo, a parte appunto che mi secca tanto i capelli. Infatti l'ho finito e adesso sto utilizzando quello sempre antiforfora per cute sensibile. Scusate se guardo di là, ma Alessandro si sta arrampicando. Ale, no, 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 vieni qua da comunque uno shampoo che mi piace, però non riacquisterò questo qui con il bordino giallo, ma quello che sto utilizzando adesso, presumo, anche se devo ancora provare quello col bordino blu, azzurro, blu e giallo. E quindi sto utilizzando quello azzurro, quello lì è quello giallo per capelli grassi, e questo non lo riacquisterò, ma non perché sia un buon prodotto, un cattivo prodotto, ma perché appunto non è adatto al mio capello. Il prossimo prodotto è questa acqua distillata alle rose della Roberts, che io ho acquistato dopo aver visto un video di Mia dove lo consigliava come tonico antiarrossamento, e mi è piaciuto tantissimo, quindi questo lo ricomprerò assolutamente, anche se non sono un amante della profumazione alle rose. No, infatti la profumazione non è proprio di mio gradimento, però come tonico anti rossori era fantastico, quindi lo riapro. Il prossimo prodotto è la Bioderma Sensibio H2O, che è appunto un'acqua micellare per struccarsi. Mi è piaciuta tantissimo, costa un botto e l'ho già riacquistata 2 o 3 volte, adesso sto utilizzando altri prodotti, però credo che le riacquisterò più avanti, insomma, magari quelle in confezione più grande, che è più conveniente, perché mi piace, strucca bene il trucco waterproof, non è pesante, non è oleoso, appunto essendo un'acqua, e sì, è inutile spendere. Avreste visto Alessandro gattonare verso il bordo del letto, è il suo gioco preferito ultimamente, purtroppo, e vi dicevo, è inutile spendere altre parole, ulteriori parole, perché appunto ci sono milioni di review e recensioni su questo prodotto. Altro prodotto finito, scusate le condizioni in cui è la confezioncina, ma io lo metto in un dispenser che ho io e quindi
questo è il risultato, dopo aver schiacciato per far uscire fino all'ultima goccia, è questo detergente intimo della Sienna, che io utilizzo anche come detergente viso perché è delicatissimo, ha un buon inci. La profumazione non mi piace così tanto, però è veramente un buonissimo prodotto, l'ho già riacquistato, costa 1,39 euro, a volte lo trovate in offerta addirittura a meno, e quindi io ve lo consiglio tantissimo. Anche perché io questo lo utilizzo per farmi il burro struccante Simil Clinique, che ho trovato la ricetta appunto da Carlita, e mi piace tantissimo. Quindi questo lo riacquisterò, già finito, basta, non dico altro. Ah, se non vedete più Alessandro dietro, non è caduto, me l'ho messo io a terra così non rischia di cadere. Intanto lui si fa i suoi giretti, perché ha iniziato appunto a farsi i giretti ultimamente, non sta più fermo due secondi. Un altro prodotto che ho finito è questo bagnoschiuma shower gel, Whispers si chiama, della Grace and Charms White. Non ho idea di dove si possa acquistare, mi è stato regalato per il compleanno e mi è piaciuto tantissimo, la profumazione era delicatissima, ne bastava veramente poco, ed è uno dei pochi bagnoschiuma la cui profumazione persisteva anche una mezz'oretta dopo il bagno su di me, perché sapete che purtroppo a me la profumazione di bagnoschiuma non persiste proprio per niente, quindi questo è l'unico che mi durava un pochino, e la profumazione era meravigliosa e delicata, un po' agrumato, un po' talcato, molto molto buona. Dovrò farmi dire dove l'hanno acquistato, perché ho anche la crema corpo che non ho ancora finito e mi piace tantissimo, quindi se lo trovo lo ricordo. Altro prodotto finito, la mia Essence All About Matte, la cipria quella bianca trasparentina, mi piace, infatti ne ho già un'altra e la sto già scavando per benino, anche se adesso ho iniziato a farmi io la cipria, quindi sì, magari aspetterò a riacquistarla, però se un domani dovessi acquistare una cipria, questa la riacquisto perché mi è piaciuta tantissimo, anche perché ha un costo irrisorio e tiene ben mattificata la pelle. Quindi questa promossa. Il prodotto che vado a recuperare è questo olio di cocco per corpo e capelli che ho acquistato in un negozio qui al Carrefour. E questo qua purtroppo, ragazze, non mi è piaciuto, a parte che è costato 10 euro per 100 ml ed è della erboristeria Magentina, mi sembra, sì, dell'erboristeria Magentina. A parte che la confezione per l'olio di cocco, come sapete è denso, la trovo, cioè, ridicola questa confezione, perché vabbè, lo sciogli, te lo dosi così, però chiaro che nel barattolino vai meglio, quindi questo non lo ricomprerò. L'inci non, cioè, dovrebbe essere olio di cocco puro, però non si sa perché l'inci non c'è, non è scritto, quindi non si sa. Ho provato a farmi un impacco con questo, come se avessi messo acqua nei capelli, e quindi questo assolutamente non lo ricomprerò, anche perché ho trovato il barattolino di olio di cocco puro a 4,99 euro ed è il barattolino grande così, quindi sì, sarebbe assurdo andare a acquistare questo, che tra l'altro non, su di me non funzionava, e quindi bocciatissimo, non lo riacquisterò. Scusate ragazze se uscirà un video un po' così, però io ho detto Alessandro non sta fermo, Manuel sta lavorando, Indira non è in grado di farmi da babysitter, quindi dovete accontentarvi di questo. Poi so che a voi piace Alessandro vederlo anche se fa il mattacchione così, e quindi me lo devo portare nei video. Questi sono appunto i prodotti finiti, non so quando registrerò il prossimo video sempre sui prodotti finiti, anche perché devo fare i preferiti, ne devo fare talmente tanti, ho un blog da montare, ho un sacco di cose da fare, sono in ferie e spero di riuscire a farlo in questi giorni, insomma. Volevo appunto registrarvi i prodotti preferiti, top e flop dell'ultimo periodo, perché è da tanto che non lo registro, anche perché ho qualche bella chicchetta
E niente ragazze, questo è tutto. Io vi mando un grosso bacione, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.